Ischia da Verdi ad Isola Invisibile potrebbe sembrare il titolo di un romanzo giallo, ed invece quello che stiamo per raccontarvi è un fatto di cronaca a dir poco insolito per le nostre parti, anzi più unico che raro. Infatti stamattina l'isola di Ischia si è svegliata completamente avvolta in una fitta coltre di nebbia, ridottissima la visibilità lungo tutte le strade isolane. A Forio la nebbia sembrava aver inghiottito tutto, strade, spiagge, colline e persino il soccorso. E siamo all'esterno della chiesa del soccorso. Alle mie spalle è praticamente invisibile a causa della presenza della nebbia. Nella piazza antistante la chiesa del soccorso, l'unica cosa che la nebbia sembra non aver voluto coprire quasi per una forma di doveroso rispetto è la panchina rossa che sta a rappresentare la violenza sulle donne, panchina vergognosamente vandalizzata nei giorni scorsi da ignoti. Intanto, nella cittadina all'ombra del torrione, nel secolo scorso cenacolo della cultura, la nebbia ispira la fantasia degli artisti locali, come Salvatore Iacono di Ischia Street Art. Effettivamente sembra una situazione surrealistica, metafisica più che altro, e sembra un dipinto di René Magritte alla foriana. La nebbia odierna ha sorpreso tutti gli isolani, visto la rarità del fenomeno, come ha sottolineato Gennaro Cretella del famoso e storico bar pasticceria dei fratelli Calise. Stamattina quando ci siamo svegliati, Gennaro, pensavo di stare in un posto della Val Padania, lì, pieno di nebbia, non si vedeva la spiaggia, io abito alla Chiaia, e ho avuto difficoltà a intravedere la strada, la spiaggia. È stato un po'... siamo arrivati su Marte, ho detto, no, c'era la nebbia... Così come a Forio anche il comune di Ischia si è ritrovato avvolto nella nebbia e faceva specie vedere il castello aragonese praticamente scomparso quasi per magia, proprio come in una fiaba. E nell'antico borgo di Celsa, nonostante i rischi, i pescatori che quotidianamente giungono sul vecchio pondile per vendere il pescato fresco non hanno esitato a sfidare la nebbia. Siamo riusciti a pescare grazie alla strumentazione di bordo che ci abbiamo dotato, purtroppo. Di giorno, se non sei all'avanguardia, non puoi andare a lavorare, perché ci sono sempre inconvenienti, che anche il mare ha i suoi inconvenienti. Purtroppo anche stamattina abbiamo garantito la vendita del pesce al pondile, come stiamo facendo tutti i giorni da 5-6 giorni. Comunque accorrete al pondile e qua c'è il pesce fresco giornaliero. Cosa aggiungere? Qui a Ischia Ponte la presenza della nebbia fitta creava uno scenario suggestivo, surreale. Uno scenario che, a sentire i fischi lunghi emanati in lontananza dalle navi in navigazione, sembrava diventare quasi inquietante.